Questo qui è il bozzetto, si realizza in base al progetto dello scenografo. Questo lavoro è fondamentale perché sennò non riesci a tradurre grande una scultura di queste dimensioni, ti perderesti nelle masse. Questa statua è gigantesca se consideriamo il luogo dove poi andrà posizionata, che è uno studio molto piccolo. Ci siamo un po' rifatti a questi vecchi studi degli anni 60, dei grandi artisti scultori di quell'epoca. Guido crea questa grande statua, doveva dare l'idea un po' del grande ingombro, no? Di dove addirittura il passaggio rimane esiguo, no? L'idea narrativa era quella di raccontare un'opera che invadesse lo studio di Guido, che fosse quasi invisibile dallo spettatore. Per Guido quella grande statua è, se non la soluzione, l'inizio di una soluzione. Riesce a sentire una necessità, e questo secondo me è il migliore augurio che farei a questo personaggio.